montagne imponenti con immense pareti a picco, guglie sottili sulle quali da lontano sembra si possano posare soltanto le acque. Ecco, in questo momento, in questo particolare periodo, l'attività umana in genere tende solamente ad accontentare e seguire quelle che sono le direttive dei tre idoli, cioè potere, benessere e piacere. Lo spirito, perché l'essere umano, l'ha già detto la patristica medievale, è formato da corpo e da spirito. Oggi si cura solamente il corpo e lo spirito. Lo spirito è, si può dire, recintato quasi nell'arte, no? L'arte è questa strana attività che, a parte pochi professionisti, è tipica per la gratuità, per cui è considerato un hobby e niente di più, mentre invece è il rifugio della spiritualità. Ma l'arte in se stessa ha il difetto di innalzare solamente lo spirito e non il corpo. Allora ecco l'alpinismo, una strana attività che ha trovato varie definizioni, ma non quella fondamentale, che è appunto elevare l'intero essere umano sia con lo spirito sia col corpo.